Ciao a tutte ragazze e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la costruzione dell'armatura di Iron Man numero 70. Andiamo a vedere i componenti. Qua in questo numero c'è molto da fare. Abbiamo il bacino numero uscita numero 4, parte numero 4. Abbiamo ricevuto la base di supporto, il bacino, un elemento di fissaggio, due molle e questa base. Andiamo a vedere quali sono i pezzi. E abbiamo una bella parte posteriore del bacino MPVC, però colorata perfettamente in plastica. Qua c'è una specie di gancio, va bene. Poi abbiamo l'elemento di fissaggio, due molle, una base, metà base, lo mettiamo da parte. Come al solito, delle viti e due molle. Questo mettiamo da parte e le viti le mettiamo qua. Allora abbiamo due viti QP e due LP. Andiamo a vedere subito cosa c'è da fare. Allora, per prima cosa collochiamo l'elemento di fissaggio, questo qua, 70B, nella parte posteriore del bacino. In questo modo. Poi ecco, lo blocchiamo un po', ecco fatto. Poi mettiamo le due molle sui penny dell'elemento. Una va più sotto e una va qui, che entra perfettamente. Ok, poi dobbiamo recuperare il punto di unione delle gambe, che è questo qui, che abbiamo assemblato nell'uscita 65, e lo dobbiamo unire nella parte posteriore del bacino, orientando i pezzi come mostrato in foto. Verifichiamo che la flangia sul lato posteriore, questa qui, del punto di unione si incastri con la parte posteriore del bacino, come mostrato nel tondo. E poi dobbiamo mettere una vite QP. Allora prendiamo una vite QP, prendiamo anche due, ok. Allora, questo lo mettiamo così, questo lo agganciamo così, e dobbiamo agganciare anche le molle, così, vedete? Questa parte qui, ecco qua, dobbiamo agganciare nel perno, in modo tale che si incastri tutto. Allora, direi che ci siamo, incastriamo, ok. Ed infine la vite la dobbiamo mettere qui, in questo buco qui, si vede? Sì. Procediamo. Prendiamo la nostra vite, cacciavite.
andiamo a fissare questi elementi. Vediamo che succede. Direi che ci siamo. Giriamo pagina, vediamo. Ah, la frase 1 l'abbiamo conclusa. Praticamente questo è il pulsante. Che aggancia qua questo perno qui, che muove, sgancia e aggancia. Perfetto. Non deve fare nient'altro che per sganciare le gambe. Serve per sganciare le gambe questo qui. Perfetto. Andiamo nella fase 2. Allora, recuperiamo i componenti che abbiamo assemblato nell'uscita 67, 68 e 69, cioè questi qui, più questi qui. Allora, questi sono uscita 68, 69 e 67. Allora, praticamente dobbiamo prendere questa base qui, che dobbiamo collocare la parte destra e la parte sinistra, che è questa qui. Allora, qua ci dice L, vediamo se qua c'è scritto L qualcosa. No, non c'è scritto niente. Però, allora, piastra sinistra 69C, che è questa qui, la dobbiamo mettere qui. Vediamo se corrisponde. Sì, corrisponde. Vedete? Corrisponde perfettamente. Certo, ci deve essere un po' di gioco perché altrimenti. Ok, mettiamo così. E questa la mettiamo così. Poi dobbiamo unire il gruppo della conchiglia. Conviene a questo punto fare il rovescio perché le viti le dobbiamo mettere nel lato opposto. Allora, questo così, e mettere questo qui, così, e questo così. Ok, qua dobbiamo mettere le due viti, prepariamo anche le viti LP. Ok. Allora, fino a qua ci siamo. Siamo così. Dobbiamo unire il tutto. Praticamente questa, dobbiamo agganciare nel supporto. Così. Basso un po', sì. Ok,
Allora, questo è questo. Magari ti attacchi. Ok. Allora. Ecco, magari faccio così, così, così e ci siamo. Devo solo stringere. Devo prendere solo le vite e stringere. Ok, ci siamo. Perfetto. Sì. Cominciamo a prendere una vite. LP. E stringiamo. Proviamo. Oh, direi siamo quasi. Diamo la seconda. Queste alette, che sono le protezioni laterali, possiamo aprirle e chiudere senza difficoltà. Praticamente è per, più che altro per far muovere le gambe. Ecco qua. Questa è parte dietro, questa è parte avanti. Praticamente deve fare solo così. Per chiudere e aprire le gambe, niente di che. Però direi che ci siamo. Questa è la parte davanti. Se non sbaglio, no, questa è la parte davanti. Questa è la parte davanti. Sì, la parte dietro che non si deve vedere è pulsante. Questa è la parte davanti. Ok, infatti, qua c'è l'esploso. Ah, dobbiamo mettere anche l'ultima vite, che è questa qui, QP. Per tenere fermo il gancio che è in questo buco qui. Allora, procediamo. Perfetto. Direi che ci siamo. Magari stringo un altro po'. Vediamo. Perfetto. Direi che a questo punto abbiamo finito. Questa è la parte davanti, come si vede nel disegno. La vite l'ho messa. Le protezioni laterali sono messi. Direi che siamo a buon punto. Per questo video è tutto, grazie per la visione, a presto, ciao!